come la conosciamo oggi, eseguita da cantanti lirici in teatri d'opera bellissimi, ha un percorso abbastanza particolare. La sua origine possiamo vederla all'interno del melodramma, che deriva dal greco melos, melodia, e dramma, ovvero azioni o scena. Il melodramma in sé si è diffuso alla fine del Cinquecento, portato avanti in particolare da un gruppo di compositori parte della Camerata fiorentina. Due di questi in particolare, Caccini e Jacopo Peri, hanno scritto un'opera chiamata L'Euridice, che ha dato anche l'ispirazione a quello che in seguito sarà l'Orfeo di Monteverdi. Monteverdi era un compositore cremonese che ha lavorato per buona parte della sua vita presso la corte dei Gonzaga. Il duca Vincenzo Gonzaga era particolarmente appassionato al melodramma e quando vide la rappresentazione di Jacopo Peri desiderò appunto che si potesse ricreare qualcosa di simile anche all'interno della propria corte. E così a Claudio Monteverdi, che lavorava presso la corte dei Gonzaga, venne richiesto di scrivere un'opera che lui chiamò l'Orfeo. Lo stile compositivo di queste opere deriva da quello che è chiamato recitar cantando. Difatti, all'interno delle opere melodrammatiche è molto comune che ci sia una parte recitata accompagnata da strumenti, come potevano essere ad esempio degli uti oppure degli strumenti a tastiera in seguito. Lo stile compositivo si differenziava molto da quello polifonico che deriva dal canto gregoriano che si era evoluto durante il 300 e il 400, arrivando a uno stile dove una melodia veniva accompagnata da degli strumenti armonici.